annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, per violazione dell'articolo 12,2 decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché ridetermini la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12. Ai sensi dell'articolo 133 Codice Penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2 Codice Procedura Penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile, Agenzia delle Entrate, delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori come per legge. L'udienza pubblica è terminata. Buongiorno, le parole del presidente della sezione finale della Cassazione, Antonio Esposito, ieri poco prima dell'ora di cena, diciamo così, che ha letto il dispositivo della sentenza di condanna per Silvio Berlusconi. Forse nulla più sarà come prima, è quella che è stata definita la condanna dell'anno, forse del decennio, in fondo squarcia il velo su l'ipocrisia che poi insomma si è appalesata ieri, cioè chi continuava a dire che si potevano tenere distinti il destino giudiziario di Berlusconi dalla situazione politica, dalla tenuta, dalla vita del governo Letta. Governo Letta che ora deve affrontare, diciamo, un'onda d'urto devastante, deve Letta conciliare gli appelli che sono arrivati ieri poco dopo la lettura del dispositivo da parte del segretario del Partito Democratico Epifani, appello al PDL perché insomma da questo momento in poi prevalga il massimo senso di responsabilità, e dall'altra parte la rabbia, lo sconcerto del partito di Berlusconi. Berlusconi che proprio in seguito alla decisione della Corte di Cassazione sarà costretto a finire alla detenzione domiciliare e probabilmente decadrà anche dalla carica di parlamentare, di senatore. Berlusconi che ieri in un videomessaggio calcolato in 9 minuti è apparso stanco, è apparso ovviamente legittimamente toccato da quello che gli è successo, ha ribadito però alcuni dei punti chiave del Berlusconi pensiero. Intanto ha detto che ci sono magistrati irresponsabili, ha ribadito la tesi della persecuzione giudiziaria in tutti questi anni nei suoi confronti, però Berlusconi non molla e chiaramente ha fatto riferimento alla rinascita di Forza Italia, partito con il quale deve essere affrontata la riforma della giustizia, la riforma delle riforme, la riforma a cui ha fatto riferimento ieri anche il Capo dello Stato, anche lui con una nota subito dopo la lettura della sentenza, dicendo che ora forse bisogna proprio mettere mano alla riforma della giustizia, che potrebbe rientrare, diciamo, nell'agenda del governo, ammesso che il governo duri. Buongiorno a Marco da Milano dell'Espresso. Diciamo, le due domande che mi viene da farti subito sono: la prima riguarda appunto il futuro immediato del governo, cioè reggerà o non reggerà, e forse la seconda domanda, quella che diciamo fa più da sfondo, da scenario, è: ma l'era Berlusconi è finita? Comincio dalla seconda, sì. Perché ieri quando è stato mandato in onda il videomessaggio di Berlusconi, in tanti, infatti oggi i giornali ne tengono conto, sono andati a rivedersi il videomessaggio con cui Berlusconi il 26 gennaio 1994 era entrato in politica. Ecco, rispetto della stessa durata, tra l'altro 9 minuti, sì. E rispetto a quello di ieri sembrava quasi un contro videomessaggio, sembrava che Berlusconi in questi 20 anni avesse espresso un suo doppio che dall'Italia, il paese che amo, passava: ma che razza di paese è questo che mi condanna?
dalla discesa in campo come risposta alla crisi dei vecchi partiti, perché lui in quel videomessaggio diceva che i vecchi partiti sono stati travolti via dal debito pubblico e dal finanziamento illecito della politica. Ieri ha detto che i magistrati nel 92-93 hanno spazzato via il pentapartito, sì, che salvo qualche limite aveva governato benissimo. Lui diceva lascio tutte le, sì, cariche sociali perché entro in politica. Ieri la sentenza della Cassazione ha certificato che il conflitto di interessi esiste, ma questo, insomma, non c'era bisogno della sentenza della Cassazione che lo certificasse, ma di più, ha detto che il vero proprietario della Fininvest e di Mediaset è sempre stato Silvio Berlusconi, che ne dispone anche all'insaputa dei manager del suo gruppo, forse anche all'insaputa del presidente Confalonieri, che infatti non era imputato. E alla fine la conclusione dei due messaggi però paradossalmente è simile. Lì nasceva Forza Italia, qui dovrebbe nascere una nuova Forza Italia. Il problema è che la nuova Forza Italia che dovrebbe nascere non può contare su Silvio Berlusconi, perché in virtù della sentenza di ieri ci saranno delle conseguenze sulla sua libertà personale. Lui stesso ne ha fatto cenno nel videomessaggio. Lui stesso a un certo punto ha detto una cosa, un'ammissione tremenda in bocca a lui, che è sempre stato l'uomo che vive 550 anni, che ha sempre espresso una vitalità. Ha detto: io sono quasi alla fine della mia vita, sì, attiva. E quindi un messaggio molto drammatico che ricade poi, e vengo alla prima parte della tua domanda, come appunto un'onda d'urto sul governo, dicevi tu, perché la tristezza della giornata di ieri, che per la persona Silvio Berlusconi è assolutamente legittima, comprensibile e giustificabile, è una giornata triste per tutto il sistema politico, perché c'è un partito, il PDL, il centrodestra, uno schieramento che in 20 anni non è riuscito a costruire, non dico un delfino, uno straccio di eredità, uno straccio di governance, come si direbbe, un partito in grado di sopravvivere alle sorti umane, giudiziarie del suo fondatore, e che ieri nel momento più drammatico stavano lì a brancolare chiedendosi cosa fare. Ma sembra che addirittura anche Berlusconi rincuorasse i suoi in qualche modo, si è letto. Beh, certo, perché ieri per molti hanno visto, oltre alla fine di Berlusconi, la fine delle loro carriere politiche. E il secondo punto è: la sinistra non è riuscita in 20 anni a costruire un'alternativa. Quando hanno vinto le elezioni, spesso 96 Prodi, 2006 l'Unione, sono rimasti vittime di se stessi, del fuoco amico, di rovesciamenti interni che hanno consumato rapidamente quelle esperienze. E quindi 20 anni dopo, quel miracolo italiano che Berlusconi aveva promesso si trasforma nella maschera del Berlusconi di ieri, che è anche un po' la maschera del nostro paese, cioè un paese più stanco, più invecchiato, meno moderno, più arretrato, forse anche più corrotto. E un problema politico è irrisolvibile, cioè questo governo ha adesso un partner che deve pensare a tutt'altro, un partner con cui però contemporaneamente bisognerebbe riscrivere la Costituzione, sì, fare la legge di stabilità, fare la riforma della giustizia, forse. Ecco, è sulla riforma della giustizia, l'evasione fiscale, com'è? E sulla riforma della giustizia la cosa curiosa è, e termino sulla riforma della giustizia, la cosa curiosa è che nel DDL costituzionale che si sta discutendo, che proprio ieri è stato, come si dice, incardinato alla Camera, il titolo quarto, quello sulla magistratura, sulla giustizia, non figurava. Anzi, c'era stata una battaglia al Senato perché c'era un emendamento del senatore del PDL Donato Bruno che chiedeva di inserire il tema della giustizia, ma dato che il tema della giustizia, come si dice con questo aggettivo molto di moda in questi ultimi mesi, era divisivo, molto divisivo, era stato adesso sarebbe curioso se venisse reinserito in virtù di una condanna, sì, di Berlusconi, ma la curiosità
è che questa proposta arriva da una voce piuttosto autorevole, cioè arriva dal Presidente della Repubblica capo dello in persona. Stato. Buongiorno a Salvatore Tramontano, vice direttore del giornale. Il suo giornale oggi, anzi il tuo giornale oggi, a parte titolare Berlusconi non è finita, aggiunge a un certo punto sibillino messaggio di Napolitano ai giudici, tradito anche lui, cioè traduco brutalmente io, non ha prevalso da parte dei magistrati della Cassazione la ragion di Stato? Viene da dire? Questo il discorso è abbastanza complesso perché da una parte ovviamente c'è, bisogna anche rendersi conto di quello che adesso il Paese andrà incontro, perché con questa sentenza, adesso è inutile che uno ci gira intorno, è impossibile che il governo continui a... È impossibile? È impossibile, ma non perché Berlusconi lo voglia far cadere, perché a mio avviso non lo farà mai cadere. Ma ieri credo... peraltro nel messaggio mi pare non ha fatto alcun riferimento. No, assolutamente, lui non ha nessuna intenzione, ma credo che per il PD sia impossibile continuare a governare con Berlusconi, credo che non... È un dato di fatto, ma credo che sia anche un problema anche proprio di praticità, immagino io. Poi tutto è possibile, siamo stati abituati a tutto, quindi forse riusciremo a vedere anche questa cosa. Io credo che non succederà adesso ad agosto, ma soltanto perché appunto è agosto, perché se fosse stato adesso settembre, secondo me, sarebbe entro sette prima giorni la sarebbe precipitata la situazione. Quindi questo comporta che si dovrebbe andare, in teoria, quasi certamente, al voto, nonostante... quello le dichiarazioni, le dichiarazioni diciamo, soprattutto di Napolitano, che infatti vedete come spiegherà tutto questo, i suoi disegni. Comunque si andrà al voto con la stessa legge elettorale e creeremo, nonostante Renzi è un ipotetico vincitore, anche vedremo se riuscirà a superare tutti gli ostacoli che gli pone il suo partito, in teoria si rischia di ricreare di nuovo una situazione tipo quella che abbiamo appena vissuto, anche perché chi fa i conti con una disfatta di Berlusconi, io temo che ancora una volta rimarrà deluso. Deve cantare Vittorio. Io ricordo una vignetta, che il titolo nasce da quella, una vignetta di Vauro fatto sul Manifesto il giorno in cui Prodi vinse nel 2006, e in una notte molto particolare, perché a mezzanotte aveva vinto il centrodestra, poi improvvisamente la campagna cambiò il risultato e vinse l'unione di Prodi. Sì. E lui fu profetico il giorno dopo con una vignetta, Berlusconi che sta sul letto di uno che, del PD insomma, dell'allora l'unione, sì, che dormiva e diceva non è finita. E io temo che per loro, cioè per chi pensa che di essersi liberato di Berlusconi, che sia così, perché vedevo l'altro giorno una serie di sondaggisti che parlavano di un effetto martire, tra virgolette, sì, ovviamente non è il termine, non è mio. Addirittura se fosse finito in galera si parlava di 400-500 mila voti. No, si parlava lì, io ho sentito diversi sondaggisti che parlavano di 4-5 punti adesso, sì, l'effetto condanna, che poi non so ovviamente quanto sia non verificato. Sì. Però ciò non toglie, voglio dire, che secondo me Berlusconi in tutti questi anni ci ha, una cosa ci ha insegnato, è che lui è una persona imprevedibile e tra l'altro anche capace di sorprendere continuamente. Trova sempre un modo per restare in gioco. Io credo che lui questa eventualità l'abbia già affrontata, già sappia come poter continuare a far politica anche in una situazione oggettivamente abbia limitata. Un piano B, diciamo limitata. Così, o no? Io penso di sì, penso. Io aspetterei a darlo per morto definitivamente, anche perché ci sono ormai la tecnologia, anche per lui essendo i domiciliari, permette tante strade, possibilità o meno. Il punto poi, quando riguarda Napolitano, io credo, ieri c'era una corrente di pensiero lì, diciamo, a Palazzo Grazioli che cercavano, non so se per cercare di attenuare la colpo, insomma, insomma tutto, però raccontava di un Napolitano che anche lui fosse stato tradito dai giudici, raccontavano, e che anche lui non si aspettasse questa soluzione. Cioè, la moral suasion, come si dice, questa, del capo dello Stato non esatto, è servita. E che questa uscita, che a mio avviso, a mio personalissimo avviso, mi sembra tanto di presa in giro nei confronti di Berlusconi. Cioè la nota del... Sì, quella sulla riforma della giustizia, sì, anche perché la fai sapendo benissimo che questo governo non è in grado nemmeno di fare, ditemi una cosa, niente. Più sempre, per non più parlare sempre del sempre. Parlamento, che anche ieri ha rinviato ancora il finanziamento dei partiti, cioè niente. Cioè tu parli improvvisamente in questa situazione della riforma della giustizia, cioè, che sono vent'anni, la cosa più delicata che nessuno esista, mai nemmeno si è riuscito ad avvicinare, quindi mi sembra proprio la presa in giro finale proprio. Quindi, sibillina semplicemente perché qualcuno scusa. No, ho visto l'onorevole Santanchè che è appena arrivato. Perché quindi... qualcuno ha pensato ovviamente che potesse essere
una minaccia nei confronti dei magistrati, cosa che io tenderei a escludere in maniera categorica. Buongiorno onorevole Daniela. Buongiorno. Santanchè, visto che è appena arrivata, io subito a raffica le faccio qualche domanda, come lei insomma immagina, come si aspetta. Da tribunale o ancora no, da paese? Io non faccio né il giudice né il magistrato, quindi tenterò di farla da giornalista. Poi lo sa, è stata altre volte qui e no, non credo di essere mai stato, di aver avuto quell'atteggiamento. Allora, noi abbiamo detto, intanto io ho detto inizialmente, niente sarà come prima rispetto a quello che è successo ieri. Intanto però le faccio una domanda molto pratica, perché ovviamente al di là della politica forse se lo chiedono moltissimi italiani: staccherete la spina al governo? Ma guardi, io sono un po' così stupefatta da questa continua domanda sul governo. Io direi che oggi noi abbiamo un problema che va oltre al governo, un problema molto più grave del governo, che è la mutilazione della democrazia. Vorrei ricordare che oggi stiamo vivendo la prima giornata dove un uomo come Silvio Berlusconi, tre volte Presidente del Consiglio, che ha stretto le mani agli uomini più potenti del mondo, che ha rappresentato il nostro paese, che è stato un imprenditore che lungimirante, 56.000 dipendenti, 9 miliardi di euro di tasse pagate, oggi siamo qua a vedere lo schifo di alcuni giornali. E le devo dire che io sono sempre stata una donna di destra orgogliosa di essere italiana. Oggi invece mi vergogno di essere italiana. Ho visto un giornale, per non fare il nome... Lo può fare tranquillamente, Repubblica, che no, cosa? No, Repubblica, beh, insomma, Repubblica è uno schifo come sempre. Ma forse Il Fatto? Il Fatto, qua, e mi vergogno di essere italiana perché questo giornale tratta Berlusconi come un delinquente comune. Non si preoccupa di avere paura, come io oggi in questo momento, di vivere in questo paese, dove ho paura per il futuro di mio figlio, dei tanti figli dell'Italia, che non viviamo in un paese più libero, perché Berlusconi è stato condannato su un principio che è da brivido. Non poteva non sapere. Sono stati assolti coloro che avevano la rappresentanza legale. Sono stati assolti coloro che avevano responsabilità di firma di bilancio. È stato condannato Silvio Berlusconi, che in Mediaset non è mai centrato, non ha mai firmato un atto, non ha mai fatto niente. E allora oggi io dico a chi ci guarda da casa che bisogna avere paura di stare in questo paese. E poi le do una certezza: Berlusconi non lascerà la politica. La sinistra, ahimè, in questi 20 anni non ha capito una cosa fondamentale, che ferire Berlusconi vuol dire allungargli la vita, vuol dire renderlo più forte. Oggi, guardi, da ieri che noi nel nostro movimento politico siamo sommersi da mail, da lettere, da messaggi di gente che non ha mai votato Silvio Berlusconi e che da oggi è Silvio Berlusconi. E voglio dire ai signori della sinistra, che ahimè purtroppo siamo in questo governo insieme, e non credo che ci sia gioia né da una parte né dall'altra per governare insieme, che non si devono lavare la coscienza come qualche esponente del PD sta facendo in queste ore, dicendo vabbè, ma insomma il PDL non è Silvio Berlusconi. Vorrei che questi signori avessero le palle e che fossero consapevoli che i 5 ministri che abbiamo al governo, ogni volta che li guardano in faccia, vedano la faccia di Silvio Berlusconi, che Silvio Berlusconi è il popolo della libertà, che questo governo è nato per Silvio Berlusconi, l'ha voluto Silvio Berlusconi, e non si lavassero la coscienza i signori del Partito Democratico dicendo che il PDL è un'altra cosa. Le facce dei nostri 5 ministri le dovete guardare negli occhi e vedere la faccia di Silvio Berlusconi. Possono indossare una maschera. E tirare fuori le palle. Se non volete governare con noi, che siamo pregiudicati, prendetene le conseguenze. No, con tutto quello che ha detto, ovviamente si rende conto molto prima di me che sarà impossibile governare con noi. No, guardi, noi le dico, oggi c'è una crisi economica che morde le famiglie, le imprese e i lavoratori. Drammatica nel nostro paese. Però credo che oggi gli italiani abbiano un problema in più, che è la crisi della democrazia.
E allora credo che noi sul governo Silvio Berlusconi, che ieri sera ancora una volta ci ha dato una lezione nel vertice che abbiamo avuto subito dopo la sentenza, dove abbiamo trovato uno statista, dove abbiamo trovato come sempre un uomo generoso, ha detto il problema non sono io. Per Berlusconi andare in galera o non andarci è pronto assolutamente a qualsiasi cosa, perché ha una forza che nessuna procura, nessun magistrato gli può togliere, che è la forza della verità, che è la forza di colui che non ha commesso quello che, per cui è stato condannato, ma d'altra parte ieri è stato l'epilogo di un disegno criminale che nel nostro paese dura da 20 anni, da una parte della magistratura, e quindi voglio dire, chi era ottimista sbagliava, io sono sempre stata pessimista e certo che, è certa che sarebbe andata a finire molto male. Non ha mai detto una parola sul governo, ieri sera il presidente Berlusconi, non ha detto una parola sopra le righe, non ha minacciato, anzi a tutti noi ha detto siamo responsabili. Io voglio essere un po' meno responsabile, un po' meno politicamente corretta, e questo me ne assumo assolutamente tutte le responsabilità, sono disposta anche a dimettermi da parlamentare se qualcuno all'interno del Popolo della Libertà mi chiedesse di tacere o di cambiare la mia linea politica. Sono disposta da questo momento a dimettermi da parlamentare, non ho mai fatto politica per una poltrona, non vivo per lo stipendio da parlamentare, e quindi posso dimettermi tra 5 minuti se ricevessi una sola telefonata da uno esponente del Popolo della Libertà che mi dicesse che la mia linea è sbagliata. Dimetto e continuo nella mia battaglia, perché vede, il problema non è Silvio Berlusconi, il problema sono gli italiani, che da oggi devono avere paura, come ho paura io, di non vivere più in un paese libero. Quanta gente c'è, ma vogliamo parlare di processi diversi. Che non la stoppo perché ho la pubblicità, anche perché poi vogliamo sentire. No, Andrea, perdonami. No, ma ci in ballo il fatto. Ma io preferisco non interrompere e fare il teatrino. Anche perché credo che tutti avremo domande da fare. Dopo la pubblicità ti do la parola. La prossima volta viene citato il fatto. Dopo la pubblicità ti do la parola. Ma devo mandare la pubblicità. Poi prima della fine della pubblicità il fatto. Beh, come era prevedibile, è una puntata, diciamo così, molto densa quella di stamattina. Allora io do la parola a Fabrizio D'Esposito del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Che è stato pesantemente tirato in ballo dall'onorevole Santan, che peraltro il direttore del Fatto Quotidiano oggi sul giornale firma un articolo dal titolo, insomma, mi pare molto eloquente, larghe intese con uno così, D'Esposito. Il punto, l'onorevole Santan che ha detto che è un titolo vergognoso, condannato il delinquente, cioè il pregiudicato Silvio Berlusconi. All'onorevole Santanchè vorrei ricordare che invece Silvio Berlusconi è stato trattato come un qualsiasi, come un qualunque cittadino italiano, cui finalmente per la prima volta dopo 20 anni è stato reso uguale davanti alla legge. Perché al di là dei fatti specifici del processo diritti TV Mediaset, vorrei ricordare che l'evasione fiscale prodotta da Mediaset e da Silvio Berlusconi con i suoi il braccio destro che poi è morto, Bernasconi e così via, ma non addentriamoci nei particolari tecnici, avrebbe portato alla costituzione di società offshore e di fondi neri per 368 milioni di dollari. Detto questo, al di là della sostanza del processo, e vorrei anche ricordare che la Suprema Corte, cioè la Corte di Cassazione, sezione feriale, non è un covo di feroci magistrati comunisti, ma sono 5 magistrati che sono conservatori, moderati, che hanno vagliato le 2 sentenze precedenti, appello e primo grado, è stata ritardata nel corso di quest'anno da ben 2 lodi, lodo Schifani e lodo Alfano per l'immunità alle cariche parlamentari, 2 anni di ibernazione nel processo di primo grado, e la prescrizione si è ridotta da 15 anni, pardon, a 7 anni e mezzo per effetto di un'altra legge ad personam dei fu governi Berlusconi, e cioè la ex Cirielli. Cioè, finalmente, per la prima volta, con molto ritardo. Cioè, semmai bisogna dolersi stamattina di qualcosa che non va e che si è arrivati in ritardo a dimostrare che Silvio Berlusconi è pregiudicato. E che le leggi ad persona non sono servite a niente, hanno solo ritardato. Hanno ritardato, diciamo, la fase moderna, di moderna
di modernità di questo paese, di democrazia, di paese. No, però devo andare, sì, a Fioroni, devo andare a Fioroni, perché il Partito Democratico, anche il paradosso di tutta questa vicenda, è tirato in ballo pesantemente. Anche. Ma reggerete a questa onda d'urto, come dice appunto Padellaro, ma come fate a fare le larghe intese con uno così, anzi a proseguire le larghe intese? Ma io credo, ho ascoltato quello che ha detto con attenzione l'onorevole Santanchè, che dimostra una cosa di cui sono convinto da giorni nell'attesa della sentenza, perché noi affermiamo tutte delle cose, poi il rischio vero è che ci comportiamo in maniera diversa, e non perché siamo affetti più o meno da criptorchidismo, ma perché diciamo che tutto sommato la realtà ci pone di fronte a situazioni che poi dobbiamo interpretare. Il PD da sempre non commenta le sentenze ma le segue. La PDL sostanzialmente in questo anno e mezzo ha detto le stesse cose in generale. Sì. La genericità riguarda tutti meno che uno. Io credo che la sentenza, come ha detto ieri Epifani, in uno Stato di diritto che non ha paura della legge ma rispetta le leggi, le sentenze si rispettano, si eseguono, e diventa difficile ipotizzare che le responsabilità individuali rispettano le individualità collettive. Siccome io ho grande rispetto per il Popolo della Libertà e soprattutto grande rispetto per i milioni di italiani che le votano, non me la sento di pensare che la responsabilità penale è condivisa e che siamo in presenza di un'associazione per delinquere. Siccome così non è, e non è nella realtà, io credo che le responsabilità penali della evasione fiscale riguardano chi l'ha fatta e chi l'ha beneficiato. Detto questo, questa è la causa, ma se il governo tiene o non tiene, se il PD tiene o non tiene, io credo, partendo dalle parole dell'onorevole Santanchè, nasce da una serie di concause che aggraveranno la patologia. Che parla il medico, non mi viene un altro esempio, scusate. Che abbiamo di fronte. Ce ne avremo le concause nel PDL, perché mi sembra inevitabile, cambieranno la linea o no. Se uno rispetta le sentenze, Berlusconi ieri ha dato un messaggio. Quelli che tirano le pietre ai poliziotti alla Notava, siccome sono sentenze del Parlamento, perché se parliamo dei tre poteri, peraltro... Io vorrei finire. No, ma siccome lei dice delle cose... Vabbè, poi le rispondo dopo, sì, perché ci sono le sentenze del Parlamento e del governo. Voi avete tra di voi qualcuno che tira anche, voglio dire, critica in maniera... Invece che fa il gioco delle sei carte, facciamo uno per volta. Anche giustificato l'evasione fiscale ultimamente, quindi... No, no. Però facciamo finire. Ci metto 30 secondi, però vorrei finire di dire quello che penso. In un paese normale, con cittadini normali, ogni italiano che ha avuto a che vedere con la giustizia non si ha paura della legge, non si ha paura dei magistrati. Se molto probabilmente, io ho letto così il monito di Napolitano, in questi 20 anni, invece che inseguire una legge per qualcuno, si fosse affrontato il tema della riforma della giustizia, avremmo fatto generale, un dato utile al paese e a tutti i cittadini. Non bisogna averne paura, si rispettano, si eseguono, e il criterio che questo diventa un'associazione dove tutti sono colpevoli è una delle prime concause che fa ballare il governo. È inevitabile che faccia ballare il governo, perché se ci cerca il cuno per farla saltare, parte il gioco di chi mette il cerino in mano per farlo staccare. Questo governo non è felice nessuno di averlo fatto, non era il governo che nessuno voleva. Se l'abbiamo fatto è perché c'è e si è aggravata un'emergenza. Ora possiamo pure ritenere che l'emergenza non ci sia più, che non abbiamo problemi da risolvere per gli italiani, che le riforme costituzionali non sono un problema, che la legge elettorale ci va bene così, anzi possiamo pure aggravarla se fosse possibile facendo un super porcellum. Si apre una serie infinita, ma ci sono le concause nella PDL, perché mi sembra che il percorso diventi quello, ci saranno le concause nel PD, e queste concause della smania o di chi vuole rimuovere Letta o di chi non vuole mandare Renzi alla guida del Partito Democratico, io credo che questa somma di concause può essere la vera aggravante che fa un danno al Paese, ma a mio avviso, oltre a fare un danno al Paese, rischia anche di creare un Big Bang politico. Perché... Ma il governo è malato? Cioè, in tutta questa questione delle concause... No, le concause, cioè il governo potrebbe avere gli anticorpi per sopravvivere nel fare per il Paese... Nel fare le cose che ci siamo detti di fare. Le concause su un corpo sano deprimono l'immunità, e quando deprimono l'immunità
tu sei aggravato e rischi di defungere. Che questo è quanto. Complicato. No, sì, no, posso, è semplicissimo. Posso fare una domanda diretta, non è se lei dovesse fare una scommessa, quanto dura questo governo? Io glielo chiedo proprio molto trashan. Quanto dura secondo lei, viste tutte le concause? Quanti mesi di vita? Allora è terminale. Se la linea del PDL è quella che ha annunciato stamani l'onorevole Santanchè, che lì siamo in presenza non di un soggetto politico ma di una responsabilità collettiva rispetto a una sentenza penale, io credo che sia PDL e Berlusconi ha detto. Ma Ingroia vi dice qualcosa? De Magistris vi dice qualcosa? Ma perché raccontiamo ste balle tutti i giorni? La magistratura indipendente è dal 92 che la magistratura è entrata in gamba tesa, la politica. Mi fate sentire un attimo Guido Gentili del Sole 24 Ore. Ha fatto cadere il governo Berlusconi, ha fatto cadere il governo Prodi. Il governo Prodi, cioè, diciamo che abbiamo scoperto, è caduto per motivi diversi da quello dei magistrati. Il governo Prodi è caduto perché hanno... C'era un signore, si chiama De Gregorio, che ci ha spiegato come è caduto il governo Prodi. De Gregorio ha anche detto che era una stella, no? Allora, Santanchè, un attimo, tanto adesso abbiamo da chiedere molte altre cose. Allora, io vorrei sapere da Guido Gentili, sulla scia di quello che diceva Fioroni, insomma, alle settimane contate questo governo. Sì. Ma, dunque, la mia impressione è innanzitutto dal messaggio ieri sera di Berlusconi, che l'aver indicato questa nuova scommessa politica con la Costituzione di Forza Italia, sì, eccetera, è, diciamo, così, prepararsi comunque a una sfida politica che potrebbe esserci a breve, e quindi questo mi fa pensare, diciamo, a, diciamo, in qualche modo che siamo entrati nella campagna elettorale. Sì. La prima impressione. Poi, per rispondere a lei su questa, su quante settimane di vita ha il governo, io, diciamo, mi ancoro a un dato, diciamo, a un punto che interessa anche i cittadini, cioè per esempio la questione dell'IMU. Sì. La questione dell'IMU, come noi sappiamo, quest'anno è stata rinviata la prima rata del pagamento per la rata prima casa a giugno ed è stata posticipata, diciamo, a ottobre, nell'attesa che venga riformata, diciamo, la tassazione sulla casa complessiva, insomma. Questa data è stata indicata anche una data che è la fine di agosto, il 31 agosto, quindi oggi siamo al 2 agosto, non è che mancano mesi di tempi, mancano 28 giorni comprese le domeniche e in pieno agosto Ferragosto. Quindi vediamo per esempio che cosa succede. Io adesso mi domando quale potrà essere la qualità del confronto, sì, nella maggioranza tra il PDL e il PD, che su, per esempio su questo tema hanno, evidentemente dalla sentenza di ieri, avevano idee diverse. Già si doveva raggiungere un compromesso su questo punto. La sentenza di ieri e anche le dichiarazioni che faceva l'onorevole Santanchè, dove allarga il discorso a un problema di crisi della democrazia, sì, la questione di un paese libero pone un problema molto più grande, diciamo, che va al di là di questo. Mi sembra che il quadro sia, diciamo, da questo punto di vista molto più complicato e le difficoltà sono di molto accresciute di questo governo, che tra l'altro è nato, come sappiamo, non per caso, è nato in seguito a un risultato elettorale che è stato chiaro e quindi era l'unico governo possibile in quel momento. Si è persi due mesi di tempo quando alla fine dopo le elezioni. Abbiamo avuto questo governo che è nato per risolvere alcune emergenze, in particolare quelle economiche e poi con alcune scadenze istituzionali tipo la legge elettorale, e adesso siamo, diciamo, arriviamo al dunque e arriviamo nelle condizioni peggiori dopo questa sentenza, che poi può piacere o non piacere, ma comunque apre una stagione completamente nuova dal punto di vista anche dei rapporti politici all'interno della maggioranza. Anche perché il PDL forse adesso potrebbe alzare il prezzo, come dire, no? Sulle cose, si accennava all'IMU, cioè ieri, a questo punto... circolava voce che Berlusconi, anche in caso di sentenza favorevole, potesse ritornare a una fase grillina anche contro questa legge sul finanziamento ai partiti, si diceva. Quindi potrebbe alzare il prezzo... Nel senso che noi vogliamo l'abolizione. Ma il PDL vuole l'abolizione del finanziamento infatti, pubblico ai partiti. Sì, questo è noto. Stanno soffrendo sì. Tutti, secondo lei, tutte le famiglie stanno tirando la cinghia, c'è ancora qualche esponente della sinistra che pensa di salvare il finanziamento pubblico ai partiti. Poi approfondiamo, perché non sarà più niente uguale. Noi non vogliamo che la politica e i partiti non devono avere un euro.
nel rispetto di quello che sta succedendo nel paese, posso solo dire una cosa a 30 secondi, perché io non ci sto a sentire che siamo in una situazione di normalità, Berlusconi è un cittadino qualunque, no, non ci sto. Ditemi in Italia qual è quel cittadino che ha avuto 50, oltre 50 processi. Ditemi chi è in Italia che ha avuto l'unica condanna di un anno per fuga di notizie. Ditemi chi è in Italia che è stato condannato su un principio che mi fa venire brividi, è drammatico. È stato condannato perché non poteva non sapere. Ditemi in Italia chi c'è come Silvio Berlusconi. E allora, smettiamola. Ma ognuno si assuma le proprie responsabilità. Le può dire che, che la Corte di Cassazione sono comunisti, anche quei magistrati? A me non mi interessa, io non li conosco. Grazie a Dio, forse oggi sarò indagata anch'io perché mi assumo le responsabilità delle cose che dico, per cui penso che qualche PM mi voglia anche a me vedere in galera. No? Io credo che non mi stupirei se oggi mi arrivasse un avviso di garanzia, ma non ho paura. Non ho paura, non voglio che abbiano paura i miei figli e i figli di chi che sia, perché voglio che si possa continuare a vivere in un paese dove alcuni PM ideologizzati, perché la vera anomalia ci sono stati politici della Prima Repubblica che si sono fatti 18 anni di processi tra Palermo e Perugia, seduti nelle aule del Parlamento e non hanno detto che erano cittadini pure indagati, avevano fatto 7-8 volte Presidente del Consiglio. Perché hanno deciso che lui deve uscire dalla politica. Gli hanno dato una pena accessoria che adesso certo sarà ricalcolata. Sarà rimodulata, come magari si dice, riconteggiata. Vi ringrazio della vostra bontà, di tutti quelli che parteciperanno, a dire ma no, 5 anni è un po' troppo, in fondo teniamolo fuori solo 3 anni. No, no, lui sarà sempre incandidabile, ineleggibile, secondo la legge. Sì, no, non è detto. Non è detto. Vabbè, ma non adesso c'è il discorso. Viva considerato l'indulto come il carcere. No, scusi, poi entriamo nelle cose tecniche. Ecco, appunto, a proposito delle responsabilità, le volevo fare due domande. Allora, la prima è, lei oggi sta dicendo, c'è la crisi della democrazia, sta lanciando una... Ok. C'è un Presidente della Repubblica che voi avete votato non più tardi ad aprile, insomma, il 20 aprile avete votato il Presidente della Repubblica. Allora, vi aspettavate che questo vostro entrare in una maggioranza istituzionale, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica, e poi in una maggioranza di governo tutelasse il vostro leader da questa, da questo che lei dice un attacco di una parte della magistratura? Il Presidente della Repubblica è anche il Presidente del CSM, è il capo della magistratura, almeno dal punto di vista costituzionale. Allora, appello alla responsabilità. Lei cosa ha pensato, per esempio, del comunicato ieri del Quirinale dove c'è scritto ora ci sono le condizioni per fare la riforma della giustizia? Quell'ora cosa le ha fatto pensare? La seconda domanda, lei dice, il PD deve tirare fuori le palle e deve vedere in ogni ministro del PDL il volto di Silvio Berlusconi. I ministri del PDL anche devono tirare fuori le palle, sempre per citare la sua espressione, e devono far vedere nel governo e in tutte le sedi che loro sono feriti, offesi e devastati come Silvio Berlusconi. Lei diceva, se un esponente del PDL oggi mi telefona e mi dice devo stare zitta, io mi dimetto all'istante. Lei però 2 giorni fa ha ricevuto una telefonata, lei voleva fare una manifestazione ed è stata la telefonata, questo riportano le cronache, poi mi dirà lei se è vero o no, di Silvio Berlusconi a fermare quella manifestazione. Allora a questo punto cambia il giro, se ha ragione lei e non ha ragione chi diceva non facciamo manifestazioni di piazza se no condannano Berlusconi, arriveranno telefonate di altro tipo, cioè arriveranno telefonate ai ministri che saranno invece invitati a scendere in piazza? Allora le rispondo, io non sono mai stata d'accordo e credo che sia pubblico il fatto di far nascere questo governo. Ho sempre pensato che fosse un grave errore far nascere questo governo, non ho mai creduto a un governo di pacificazione,
Però siccome noi abbiamo un leader, non un padrone, un leader, perché non ci ha mai costretti ma ci ha sempre convinti, la decisione di far nascere questo governo, la responsabilità, tutte le parole che abbiamo sentito dal presidente Berlusconi che voi ben conoscete, per cui se il presidente Berlusconi aveva deciso, io ho la coscienza a posto perché credeva. Nei vertici io ho sempre detto... anche indispettendo qualcuno, il mio pensiero che voglio continuare a dire. Per cui se lei chiede a me, è stato un errore far nascere questo governo. Non mi aspetto assolutamente niente di pacificazione, perché non c'è reciprocità di responsabilità. Il presidente Berlusconi è stato uno statista, è stato responsabile. Ricordo che questo governo senza il presidente Berlusconi non sarebbe mai nato. Quindi è stato ingannato. Che scusi, gli italiani... hanno perso in un momento drammatico per un signore che si chiamava Bersani 2 mesi, voleva smacchiare il giaguaro e poi abbiamo visto, hanno inseguito i grillini, insomma tutta la storia che ormai per me riguarda il passato. Quindi io sono la persona meno adatta, perché gli ho risposto con assoluta trasparenza, è stato un errore, non ci ho mai creduto, questa è la mia personale opinione. Io non so se Berlusconi è stato ingannato, Berlusconi è una persona responsabile, ha dimostrato anche ieri di essere uno statista, ha pensato agli interessi del suo paese, degli italiani e ai bisogni che avevano. Io forse sono meno generosa e meno responsabile. La seconda domanda lei mi ha fatto, mi ha detto ma i ministri dovrebbero fare qualcosa. Guardi, io forse... come posso dire, credo che oggi all'interno del nostro movimento politico non ci sono differenze, non ci sono falchi, non ci sono colombe, non ci sono pitonesse. La pensiamo tutti nella stessa maniera, siamo tutti a fianco del presidente Berlusconi. Sulla telefonata l'altro giorno della manifestazione, sì, è vero nel senso che siccome io sono il capo dell'organizzazione del Popolo della Libertà e vivo al partito, perché sono abituata a impegnarmi nel ruolo che mi viene assegnato, erano giorni che ricevevo centinaia, migliaia di lettere, di mail che mi dicevano ma è possibile che noi non possiamo manifestare, è possibile che non possiamo essere un partito come una famiglia, che vogliamo essere solidali col presidente Berlusconi. Io ritenevo, e me ne assumo la responsabilità, che fosse giusto poter dare spazio, vede, perché Silvio Berlusconi non ha un patrimonio di una classe dirigente. Noi siamo una classe dirigente, secondo me, molto modesta. Il patrimonio, modesta. Il patrimonio di Silvio Berlusconi sono i 10 milioni di elettori. Sono i 10 milioni che stanno... crescendo, che stanno aumentando in queste ore, è l'unico vero patrimonio del presidente Berlusconi. Noi siamo una classe dirigente modesta, nel senso che con Silvio Berlusconi è difficile essere bravi, essere considerati bravi, perché quando uno si confronta col presidente Berlusconi, insomma, diventiamo tutti molto piccoli. Il vero patrimonio di Silvio Berlusconi sono i 10 milioni di elettori. Berlusconi potrebbe fare a meno della Santanchè, di Alfano, di Cecchito, di tutti noi. Non serviamo, perché c'è Berlusconi e i suoi elettori. Senta, Santanchè, allora, scusi, per finire la risposta, io dico che è vero dicendo, che mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché io ho tanti difetti, ma ho il coraggio di dire sempre le cose come stanno. Il presidente Berlusconi, ci siamo confrontati, mi ha detto, Daniela, è vero, sarebbe una cosa meravigliosa, però credimi, dobbiamo essere responsabili, potrebbe essere interpretata male, potrebbe sembrare che si fa pressione per quella che è una situazione delicata. Mi ha detto, hai ragione, stiamo deludendo i nostri elettori, però... guarda, sconsigliali, non facciamoli questa cosa. Io ho detto, presidente, è sbagliato, presidente, non sono d'accordo, mi dispiace molto, ma comunque ci mettiamo immediatamente a dire che questa cosa non si può fare. Ero nella stanza col coordinatore nazionale Verdini, il senatore Verdini ha fatto un comunicato stampa, sì, che tutti avete detto. Mi ha detto di Napolitano, quella frase di Napolitano, ora ci sono le condizioni. Ma guardi, io cosa una ha cosa pensato? Troppo alta Napolitano per me, io sono una donna del popolo e non però non si capisco, grida la crisi della democrazia e poi
c'è un divario tra le parole usate e poi le azioni comuni. Cioè, per esempio, oggi ci sarà un CIPE, ci saranno delle votazioni, cioè si grida alla crisi della democrazia e poi ci si risiede insieme ad approvare l'emendamentino. Io oggi per me non è una giornata normale. Io oggi il Parlamento non lo varco, non ci vado, non lo frequento. Perché credo che oggi ci vuole anche il rispetto per la nostra storia e ci vuole anche un momento della riflessione. Mi è capitata una cosa di una gravità che forse non ce ne siamo ancora resi conto perfettamente. Io oggi voglio avere il tempo della riflessione. Io oggi non mi sento come deputato di questa Repubblica di andare in Parlamento a votare. Lo dico con tormento. Senta, lo le dico... posso chiedere una cosa anche perché c'è la pubblicità. Proprio rispetto a quello che lei diceva, cioè noi siamo una classe dirigente modesta rispetto, diciamo, a quello che è Berlusconi, diciamo, questo è il discorso. Siccome lei invitava una fase di riflessione, dice io devo fare una fase di riflessione, le chiedo, però il centrodestra senza Berlusconi allora che cos'è? Cioè se Berlusconi viene messo nelle condizioni di non essere più il leader del centrodestra, come molte cose farebbero pensare, poi vedremo ovviamente troppo presto, e il centrodestra che fine fa? Infatti guardi, quando io dico che oggi c'è una mutilazione della democrazia, c'è una crisi della democrazia, perché comunque è stata tolta la rappresentanza politica a milioni e milioni e milioni di italiani. Il centrodestra non c'è senza Silvio Berlusconi, non c'è nessuno in grado di prendere il posto di Silvio Berlusconi, di avere la capacità di tenere insieme, di unire, non c'è. Perché io oggi dico che c'è una mutilazione, che c'è una crisi profonda della democrazia? Perché hanno deciso di togliere la rappresentanza politica al nostro presidente Berlusconi, per cui noi siamo 10 milioni di pregiudicati, siamo 10 milioni di gente in attesa di varcare le porte del carcere, perché la condanna di Silvio Berlusconi è la mia condanna, è la loro condanna, di tutti quelli che hanno creduto nel presidente Berlusconi. Ed è per questo che io sono contenta che il presidente Berlusconi abbia detto si riparte con Forza Italia, ricominciamo e mi auguro con più determinazione, con più durezza in quella guerra di libertà che da oggi noi dobbiamo riprendere con forza. Pubblicità. Allora, io devo andare da Fioroni e dagli altri ospiti, però devo fare un'altra domanda a Daniela Santanchè subito. Il PDL è Berlusconi o è un Berlusconi? Marina Berlusconi sarebbe la soluzione da schierare in campo? Ma guardi, io sarei contenta che per questo giro qua ci fosse ancora il presidente Berlusconi e poi dopo Marina Berlusconi, mi va benissimo, intanto perché è una donna e io credo che in questo paese ci sia bisogno di più donne, anche perché abbiamo un po' più il coraggio di parlare come mangiamo, senza tutta questa politica, questa ipocrisia, queste falsità, questo politichese. Quindi io sarei entusiasta all'idea di una donna e di una donna con le capacità di Marina Berlusconi. Cioè ha le capacità da leader. Che vuol dire una posizione onorevole, perdoni, perché Berlusconi non si può candidare, non potrà fare nemmeno una campagna elettorale avendo i domiciliari. Ieri sera nell'appello lui ha fatto un riferimento a Forza Italia e alla classe dirigente dei giovani. Sì. E questo poteva far pensare a un'ipotesi, per esempio, come quella di Marina Berlusconi, forse. Ecco, alla luce appunto che non si potrà più candidare, la domanda, come dire, a maggiormente... No, non potrà fare nemmeno campagna elettorale. Quando lui dice, niente, io ritorno con Forza Italia... lo murano Italia, proprio, capito? Adesso pensano di murarlo. Dove? Quale sono chiesa? Dei limiti, è detenuto. Cioè, sono dei limiti... un pregiudicato quando ci sarà la campagna elettorale, perché cioè, non credo che scatti, perché non potrà più parlare prima Fioroni dirà ma cosa fate, cioè cos'è, no, ci sarà, i magistrati stabiliranno i limiti di comunicazione che... 2013 per esempio copre la campagna elettorale, le elezioni europee, cioè, quando prima Fioroni diceva il Big Bang, no, se anche c'è da qui a breve una campagna elettorale in autunno o come lo scorso anno, come quest'anno a febbraio, lui non ce fa... l'avete fatta senza, cioè non come recita, non è la che ce l'abbiamo fatta, sì, ce l'avete fatta, onorevole, voi siete quella roba lì. È stato giudicato dalla maggioranza, lei è quella roba lì, no? No, ce l'avete fatta, è proprio giusto, sì. Ce l'avete fatta, sì, ma con ritardo, ce allora con ritardo, bisognava aspettare per 20 anni per rendersi conto chi era Silvio Berlusconi, eliminato per via giudiziaria, non per via politica, questo è il discorso.
ce l'avete fatta. Questo, oggi hanno avuto l'occasione finalmente di eliminarlo e l'hanno eliminato. Non potevano certo, era un gol a porta vuota, non potevano certo. Poi per cui bisogna sfatare una serie di leggende. Scusa, no, bisogna sfatare una serie di leggende. Uno, la Cassazione non è vero che era conservatori, perché almeno due sono d'area di sinistra, cominciamo a dirlo tranquillamente, a cominciare dal presidente. Prima cosa. Seconda cosa, cominciamo a dire il discorso della giustizia. Perché qui il problema vero, perché tutti pensano che Berlusconi è la giustizia, perché non si fa la giustizia? Perché qui continuiamo a parlare di giustizia? Qui abbiamo un paese in cui dicono che la giustizia deve essere, i magistrati devono essere autonomi e indipendenti, ma non devono essere sopra la politica. Invece in questo paese ormai sono i padroni della politica. Perché qui abbiamo un PDL che viene, con il suo leader, che viene ovviamente cacciato da 20 anni. E ci abbiamo dall'altra parte un partito che, a mio avviso, è sicuramente ricattabile, perché è per quello che la riforma della giustizia non viene mai fatta. Noi abbiamo degli esempi molto evidenti di quello che succede in questo paese. Allora, abbiamo una segretaria di Bersani sparita. Abbiamo una questione MPS, 2 anni di inchiesta, Monte dei Paschi, 2 anni di inchiesta, non è uscito per la prima volta nella storia una intercettazione. Su Berlusconi è come solo inizi un'inchiesta, prima ancora che inizia l'inchiesta escono 26 milioni di pagine di intercettazioni. Su Monte dei Paschi zero, assoluto, non ascolta, ma alla fine. Guarda caso, è Monte dei Paschi quando chiudono l'inchiesta? Il 30 luglio. Che succede il 30 luglio? Si riunisce la Cassazione. Sì. Guarda caso, tutti parlano ovviamente, giustamente, di Berlusconi, nessuno parla dello scandalo Monte dei Paschi. Beh, ieri c'era in prima pagina sul Corriere. Sì, ho capito, la prima pagina, il Corriere è un taglietto. Forza, voglio dire, 3 miliardi spariti, 3 miliardi spariti, di cui nessuno sa nulla, e i giudici ci hanno la faccia tosta di dire non c'è stato tangente. C'è stato manca solo che dicono tutto regolare, gli diamo pure un premio. Dai, ma se questa è la giustizia in Italia, ma di che stiamo parlando? E questi dovrebbero fare la riforma della giustizia, ma non possono, non la faranno mai. Cioè, e quindi questo è il punto, viene giudicato, stiamo parlando da questa giustizia, viene giudicato un leader dell'opposizione. Questo è il paese, l'unico paese probabilmente. Sì, perché di fatto è l'opposizione. No, l'opposizione ai magistrati, esatto, in questo senso. È l'unico paese in cui gli avversari, che diventano nemici, vengono eliminati via giudiziaria. È successo con Craxi, con la DC, e succede adesso con Berlusconi. È un processo sistematico. La differenza è che mentre Craxi e la DC ormai erano in fase decadente, Berlusconi continua ad avere dei voti, e questo che è successo non fa altro che aumentargli i voti, e questo è il vero pericolo. Ma però loro sondaggi danno in crescita, esatto, che loro non tengono conto. Questo è il vero problema. Poi parliamo, capito, hanno dato una sentenza che qui tutti continuano a far dire e fare cose. Nella storia italiana, e questo non lo dico io che non capisco nulla di giustizia, ma lo dicono fior di avvocati e anche di persone che ne capiscono, non è mai stato applicato per nessuno questo, quello che è stato applicato per Berlusconi. In altri casi in cui i gruppi sono stati messi sotto inchiesta per infrazioni, indagati e giudicati, il presidente non è stato mai toccato, solo per lui è valso, non poteva non sapere. Per quelli che firmano, quelli che hanno tutto, non sono stati giudicati innocenti. Lui invece è stato considerato colpevole. Scusi, Tramontano, infatti Bersani poteva, cioè Bersani non sapeva niente del suo braccio destro che si chiama penale. Ma è ovvio, ma D'Alema non sapeva niente del suo braccio destro, sinistro, della gamba destra e della gamba sinistra. Era un sistema. Vendola non sapeva niente del braccio destro. Guardate le cifre. Ma è talmente evidente. Ma voglio parlare di altri sistemi su nero. C'era un sistema parallelo. No, 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 però faceva capo a lui. Due pesi e due misure, Fioroni, questo viene fuori. Sono due pesi e due misure. Senza una prova. Hanno detto che Berlusconi non sapeva. Due sentenze di Cassazione, un processo che non avrebbe neanche dovuto celebrarsi. Io adesso capisco tutti, ognuno fa la sua parte, però almeno avere il coraggio di dire che se ci fosse stato Pautasso al posto di Berlusconi ieri in giudizio alla Cassazione, come ha detto un professore stimatissimo, cioè, avvocato Coppi, ha detto qualsiasi cittadino sarebbe stata cassata questa sentenza. Siccome questo cittadino era Berlusconi, dato che c'è stato... Io però voglio sentire Fioroni. È stata ripetuta questa cosa. È stata ripetuta questa cosa, poteva non sapere, i fondi neri, 368 milioni di dollari fondi neri, frode fiscale, sistema parallelo. Io vorrei soltanto citare l'ex amministratore delegato di Mediaset, Franco Tatò, ha detto ai magistrati: era un'attività di attività assolutamente chiusa e impenetrabile,
era l'amministratore delegato, gestita a livello più alto da Bernasconi, quello che abbiamo citato prima, che dava conto della sua attività direttamente a Berlusconi e non riferiva al consiglio di amministrazione. Era talmente al di fuori di tutto, lui come fa a saperlo? Scusa, no, era l'amministratore delegato di Mediaset, però adesso al di là dei dettagli pur importantissimi. Si dice non poteva non sapere, sì, però sappiamo che lo snodo è solo politico, il nodo. Ma io credo che dobbiamo ritrovare il senso della misura, ormai possiamo ma perché dice era l'amministratore delegato, balla, non era l'amministratore delegato. Ma era uno passante che gli hanno chiesto. Diciamo le parole hanno un peso, se uno viene in televisione e dice era l'amministratore delegato, dice una balla. Esposito si rimane ammonito e adesso approfondiamo. Allora. Ma non lo so, tutte balle si devono raccontare agli italiani. Era l'amministratore delegato. Io credo che se invece era l'amministratore delegato di Mediaset, di Mondadori, cioè Gentili che riporta alla, non credo che dobbiamo rifare qui il processo che è finito, ieri. Io credo che tutti gli italiani hanno visto che questa sezione della Cassazione, io personalmente mi sono letto la relazione che ha fatto il giudice relatore, ha dimostrato una competenza ammessa dall'avvocato difensore Berlusconi, salvo poi dopo magari cambiare opinione, una competenza nel aver ripercorso la storia di questi anni su questa vicenda con dei giudici che possiamo tutti sbagliano e possono sbagliare anche i giudici. Però dire che quella sezione e quel procuratore generale non hanno con grande serietà e professionalità studiato le carte e dato una applicazione della legge, credo che questa volta si può dire tutto, meno che dire che lì la Cassazione si sa che cosa ha fatto. Quindi perché... Coppia ha detto una sciocchezza. No, trattava di decidere se eliminare Berlusconi o uccidere la Io procura credo di che Milano. Si trattava. È evidente. Io credo che si trattava. Diciamo, qualcuno dice cane non morde cane. Dai, ma lo stesso Coppia aveva fornito nella sua ringa difensiva appigli, un terzo diciamo, scenario. No? Sì. Esatto, per Volevo solo dire che non credo che quella sezione della Cassazione abbia fatto un accanimento. Credo che anche per Berlusconi, come per ciascuno di noi, vale il criterio che le leggi le rispettano i magistrati, le rispettano pure processi. Allora le donne di forse non è l'unico che in questo paese c'è gente che ha fatto 20 anni di processo e ha fatto il triplo del tempo in cui il presidente Berlusconi è stato presidente del Consiglio. Non l'ho visto fare mai né una conferenza né un attacco ai magistrati. Finito per politicamente dal 94 stanno facendo una guerra a uno che è il protagonista assoluto. Non credo che ci sia stata una sentenza di accanimento. Credo che in questo paese l'ora di Napolitano, al di là di come ciascuno la vuole interpretare, significa che se perdiamo l'abitudine tutti di ritenersi al di sopra della legge o di fare le leggi per non essere perseguiti, ma ci occupiamo di aggiustare le cose che servono a tutti gli italiani nella riforma della giustizia, credo che sono un po' beffardo in questo momento e con questo clima dire ora. Guarda, posso dire visto cosa? Che già fibrillano PDL per mille altri motivi, io non so se Napolitano parla nella contingenza di ora, oggi o tra X giorni. Credo che ci sia dimostrato ieri che le leggi ad personam o per seguire gli aggiustamenti sistematici delle piccole cose non ha prodotto i risultati che qualcuno spiegava e che molto probabilmente se ogni volta che si è messa mano a pensare di riformare la giustizia non fossimo stati sempre tutti sotto la spada di Dagmar, la riformiamo per fare un favore a lui, oppure non la riformiamo per fare un danno a lui, oggi siamo da questa vicenda liberati perché da questo punto di vista la giustizia è andata comunque avanti e affrontare la riforma che riguarda tutti i cittadini. Ma io se le chiedo, ma secondo lei è finita la guerra tra Berlusconi e i magistrati? Dopo il video messaggio di ieri. Non la concepisco come una guerra, la concepisco che ciascuno usa gli strumenti che ha, esistono degli elementi di riforma della giustizia che debbono essere fatti e che sono utili per tutti i cittadini italiani, oltre che per gli stessi magistrati, e se noi continuiamo a pensare che la riforma della giustizia è un problema che riguarda le future guerre che ci avrà Berlusconi, se ce l'avrà, noi in questo paese questa cosa non la riformeremo mai, perché ci fa comodo da una parte essere vittime e dagli altri essere gli aggressori della vittima. E siccome siamo... Posso finire? No, e vorrei
possibilmente, concentrarmi su una cosa soltanto, vedete, se non sarà più niente uguale. Io credo che è vero, non sarà più niente uguale, perché nonostante lo sforzo di dire i 10 milioni di voti sono di Berlusconi, siamo tutti una grande associazione per delinquere, e andremo all'affidamento sociale tutti noi e non faremo la campagna elettorale, io credo che gli italiani sono più intelligenti di quello che pensiamo. Noi, io capisco che il Popolo della Libertà o una parte del Popolo della Libertà ritenga che il vittimismo, specialmente in Italia, paga sempre, però io credo... No, il realismo, il vittimismo di solito paga, il vittimismo paga sempre, la crisi della democrazia, tutto quello che vogliamo. Io credo però che in politica i vuoti vanno occupati ed è inevitabile che ci sarà per il PDL, ci sarà per il PD, ci sarà per l'intero scenario politico. Questo è un evento da shock ed è un evento da shock anche quello che succederà al governo. Se succederà al governo, la tenuta del PD, non ho che cosa, il comportamento della PDL. Se la PDL prende atteggiamenti in siamo tutti correi, tutti corresponsabili, la PDL ha deciso che si vada per tre ore di riunione dei gruppi parlamentari del PDL, il PD è quasi. E la Santa Chè aveva chiesto 13 giorni, mi pare. Ma sì, vorrei sbagliare. Se non so cosa chiederà la Santa Chè. Senza dimenticare lo scandalo della Sciarabaiera. Facciamo concludere. Credo che alla fine di questo percorso, che sarà i tempi che la politica genererà, ritorno a dire quello che ho detto prima, la sentenza crea un fatto determinante. Il PDL che farà in piedi la campagna di vittimismo, di aggressione, di rigenerazione, che è un comportamento lecito da fare, nel PD ci saranno concause che usciranno fuori, chi gradisce che Letta sia rimosso, chi gradisce che qualcun altro, alle liste, chi gradisce che qualcun altro non arrivi, sono altre concause, ma credo che alla fine di tutto questo nasca quando io parlo del Big Bang, da un lato c'è la grande preoccupazione del Big Bang che nasce per il paese, perché se pensa allo scenario di dopo le elezioni in Germania, che cosa succederà all'economia italiana e che come saremo pronti a farla, se staremo già dentro un'ulteriore crisi, in un'ulteriore campagna elettorale, è qualcosa che io credo ci debba interessare, interessa soprattutto gli italiani, ma dall'altro canto io credo che noi avremo da questo momento, se i voti sono di Berlusconi, è normale che quella parte di popolo italiano che non si riconosce e non intende votare centro-sinistra, secondo me si riorganizza, e anche se, come ha detto la Santa Anche, è una classe dirigente modesta, io non... Nei confronti di lui, ci mancherebbe altro, ecco, e io non ho dubbi che sia modesto o non modesta, non è una cosa che non do mai giudizi di questa natura, però è indiscusso che quel vuoto che si genera, che ogni giorno sarà più grave, avrà necessità di una riorganizzazione e di una rinascita. Come se resta in piedi nel PD uno scontro solo tra Renzi e Letta, pensare che tutti gli eredi di Gramsci si riconosceranno in quello scontro prevede che ci sia una sinistra. Quindi ci può essere un Big Bang politico con una ridefinizione dei soggetti politici in corso, e speriamo che tutto questo non metta a rischio ulteriore una situazione economica italiana e sociale. È difficile pensare, no, che non ci siano rischi ulteriori, come dice lei, però voglio sapere, no, ma non lo voglio interrompere, ma perché c'è un dato che mi interessa. Che nessuno si porta a casa i voti, né a sinistra, né a destra, né al centro. Voi non siete abituati, noi invece con avvio pesante per media, se Piazza Affari perde il 4,33%, ma questo è un dato che do perché ovviamente invece ieri era volato all'inizio. No, ma voglio chiedere a Guido Gentili, cosa temono i mercati dell'Italia a questo punto? Ma i mercati, innanzitutto credo, stamattina guardavo proprio prima le quotazioni, cioè a parte diciamo il titolo Mediaset che in qualche modo era scontato, diciamo, e mi pare che la borsa sostanzialmente è stabile e addirittura lo spread è sceso, cioè è sceso di qualche punto, siamo sotto i 270, un livello molto ancora molto alto. Rialzo Alberto Milano, ma quindi non c'è credo che da questo punto di vista i mercati non avevano in previsione, diciamo, di reagire negativamente nel caso in un modo o nell'altro rispetto alla sentenza. I problemi, anche perché la situazione complessiva da questo punto di vista è abbastanza congelata da il quadro internazionale, dalle mosse, diciamo, che ha fatto anche la Banca Centrale Europea, i richiami eccetera, e tutto sotto quel profilo dipenderà molto da un'altra sentenza che è molto importante e che arriverà, quella della Corte Costituzionale tedesca, sulla politica della Banca Centrale Europea, che arriverà
in qualche modo anche a ridosso del voto in Germania. Quindi diciamo la situazione in questo momento è congelata. Questo non significa ovviamente che si sono stati rimossi i motivi di una crisi economica che rimane molto profonda. C'è qualche spiraglio di luce da un punto di vista della possibilità di ripresa, ma parliamo diciamo di cose infinitesimali. Timidissime, insomma. Esatto, e quindi diciamo che all'ordine del giorno ci sono quello, ripeto, quello che dicevo prima, cioè il problema dell'aumento dell'IVA, c'è cioè il problema dell'IMU. Sì, ma se noi, come dire, siamo in questa situazione di fibrillazione estrema, mai come adesso dopo questa sentenza, no? Sì. Cioè un'eventuale crisi, una crisi di governo, che reazioni potrebbe portare? Posso integrare? Sì. Il presidente Napolitano due settimane fa sulla questione Alfano ha detto se cade il governo ci saranno conseguenze irrevocabili. Sì. È assolutamente evidente che irrecuperabili, conseguenze irrecuperabili. In altre circostanze, però. Beh, lì aveva difeso Alfano, sì. Aveva salvato, evidente, se non c'è stato quell'intervento. Una crisi di comunità transitiva ha salvato Berlusconi. Sì. Una crisi di governo. Una crisi di governo. Una crisi di governo traumatico avrebbe certamente un contraccolpo sui mercati per l'Italia importante. Questo non ma anche perché come se ne uscirebbe da una crisi di governo? Anche per un governo paralizzato che non fa niente. Infatti stavo aggiungendo. Però il problema è che se resta il governo ma non è in grado di fare. Se resta il governo e non fa nulla e rimanda tutto. Gli italiani pagano l'IVA. Esatto. No. Si crea una situazione, quindi il risultato è lo stesso, perché uno dei motivi che ci vengono rimproverati anche diciamo dopo che sono stati anche i declassamenti da parte delle agenzie di rating è che non sono stati messi in cantiere provvedimenti per fare crescere il paese. È la crescita che manca, questo è un altro dato molto importante. Quindi se il governo, questo o un altro governo, non riescono a uscire da una fase di semi-immobilismo di fatto e si continuano diciamo, a rinviare diciamo, in modo molto calibrato in qua e là, è chiaro che la situazione va comunque verso il deterioramento. Damiano, ma appunto, ma se scoppia una crisi che succede? Quali scenari si possono immaginare? La legge elettorale non è stata cambiata al di là dell'accelerazione dell'altro giorno. Ecco, quello che diceva, per quello mi interessava quello che diceva Fioroni, perché Fioroni parlava di Big Bang. Ecco, Napoletano ha detto i contraccolpi sarebbero immediati e irreparabili in caso di una crisi, però Fioroni parlava di un Big Bang. Cioè, Fioroni sostanzialmente dice questo bipolarismo si fondava su Berlusconi, pro o contro Berlusconi. E questo al di là di quello che tutta la fatica della costruzione dei vari partiti, del Partito Democratico, cioè il collante che teneva unito un ex democristiano andreottiano come Fioroni con a un certo punto addirittura in maggioranza con Rossi e Turigliatto, ma diciamo anche in campagna elettorale l'ultima del 2013 con il partito di Nichi Vendola, era anche l'esigenza che c'era l'altro schieramento, quello di Berlusconi. Se Berlusconi sparisce, diceva Fioroni, si crea il vuoto, cioè ci sono milioni di elettori in cerca di una casa politica e c'è chi può aspirare a prenderli, ma naturalmente non può aspirare una coalizione di centrosinistra così com'è. Allora, da questo punto di vista la legge elettorale non è indifferente, perché se fai una legge elettorale che proporzionale, che rimette in campo formazioni moderate, formazioni centriste, allora può essere che un domani Fioroni non si troverà certo nello stesso partito di Daniela Santanchè, ma per esempio potrebbe ritrovarsi nello stesso partito di Angelino Alfano, che... Io te lo dico questo, perché siccome io sono sempre quello dato che deve andare un'altra parte, nel frattempo no, vedo può essere Alfano vicino a te, no, può essere Alfano e con Enricoletta. Può darsi che Alfano viene con te con Enricoletta. Sì, Enricoletta e Alfano no, perché loro internamente nel PD hanno un altro collante, c'è tutti i vari big, scusa, il Big Bang come l'antirenzismo come collante interno. Io quando penso a Big Bang penso che Renzi, che cioè, è sempre molto attento a non fare un passo fuori danza, e secondo me dovrà
Dovrà pure lui interpellarsi su questo, perché la sinistra non può fare, il centro-sinistra non può fare solo una cosa: non pensare che questa sentenza è come quella del muro di Berlino quando venne giù, e fare la stessa fine che ha fatto Occhetto dopo il muro di Berlino. È un'arroganza supponente. Il discorso del molto chiaro, secondo me non si può fare. Io te lo correggo ancora in più, non è, non, cioè, non pensavo solo a me, ci sono molti pensieri con i protagonisti, certo, di adesso, lì l'errore, cioè se uno pensa che sia il Big Ben e questo vuoto cosiddetto, perché sì, secondo me stiamo parlando di un vuoto che ancora non c'è, sì, però sì, ma sarai domiciliare più lontano, cioè, vedremo, spiegatemi come farà campagna elettorale prima dei domiciliari, cioè, manca ancora tempo, comunque, sì, voglio dire un'altra cosa, se ci sarà, come probabile ci sarà prima o poi questo Big Ben, uno lo può immaginare con Alfano e Letta, ma noi dobbiamo immaginare dei personaggi nuovi, perché questi personaggi sono già stati sconfitti. Sono due quarantenni comunque. Sì, ma già sconfitti dalla cronaca degli ultimi vent'anni. Sì, l'affetto dire. Anche negli ultimi venti giorni. No, io non è questo. È un dato di fatto. Scusate, non è una, non è un affetto, non è l'affetto. Ma perché questo non è l'affetto? Ma Renzi? Ma Renzi è il meglio di tutti. È l'unico uomo nuovo. Da questa parte a chi pensi? Renzi, secondo me, è qualcuno... No, sarà un discorso... Io Renzi che immagino io, tu, esatto, ma noi immagino il capo del centro-sinistro, del centro-destra, una cosa molto, è questo che dico, è la stessa cosa che dico io, è una cosa oltre il PD, è una cosa molto trasversale, ma è evidente il suo piano. Nel centro-destra chi pensi? Ma è lui, Renzi è uno che secondo me pesca, punta a pescare anche lì, Forza Italia, Forza Italia, stiamo parlando di un Big Ben, per me Forza Italia è ancora il presente, è complesso, quindi vai, perché la sinistra si riorganizza. Posso solo dire, sì, però ci sono vedo scenari suggestivi, il problema, insomma, sono chi? Sono vent'anni che hanno trovato un leader la sinistra. Fatto, cioè, certo, Renzi cominciò la campagna delle primarie a Verona rivolgendosi agli elettori di delusi Berlusconi. Di Berlusconi. Sì, non pensa certo a quelli che ha definito Fioroni gli eredi di Gramsci. Sì, cioè, sì, non c'è. Allora, dopo aver ascoltato che Renzi sarà il nostro nuovo capo. No, no, ha preso atto in diretta che avete il nuovo leader. Farà qualcosa magari. Anche questo l'ha detto, non so se siete ancora amici, ma Luigi Bisignani nel suo libro intervista ha detto che Berlusconi ha corteggiato Renzi per mesi, per tutto il 2012. Con tutto il rispetto per Luigi Bisignani, io non l'ho mai visto e credo di avere qualche frequentazione col presidente Berlusconi. No, mi sembra che Bisignani e Berlusconi sono entrambi pregiudicati, ricordiamo. Uno è faccendiere, l'altro è... Vabbè, mamma mia, ma stiamo al punto. Che Berlusconi ha corteggiato Renzi e che Renzi ha corteggiato quantomeno gli elettori di Berlusconi. No, questo, ecco, mi sembrano due dati di fatto. Lei dice una cosa assolutamente vera, che Renzi abbia corteggiato e corteggi ancora il nostro elettorato, beh, non posso smentirla, perché è talmente chiaro ed evidente. Esplicito. Che Renzi, voglio dire, poi smentito o non smentito. Il suo amico Briatore ha detto io voterei Renzi, ecco, Briatore è un suo amico. No, guarda, senza... questo lo posso smentire. Beh, l'ha detto pubblicamente. Sono andati a pranzo insieme. Non ho risposto a una telefonata di Briatore, se lo chiamiamo in diretta. Sì, lo vogliamo chiamare in diretta. Lo chiamiamo in diretta e le assicuro che Briatore non ha mai detto che voterebbe. Da un dispiacere a Renzi. Che voterebbe Renzi. Ma scusi, posso dire invece una cosa altra? Però anche qua, tu adesso io sentivo dire Renzi il nuovo. Renzi è vecchio come non so chi, perché Renzi fa politica da sempre e sempre è lì, e c'è, quindi mi sembra... Ma la volta che non è l'età anagrafica. No, non è l'età anagrafica. Fa politica, ha fatto esperienze locali, è leader nazionale da qualche mese. Allora, per me non è nuovo, è il vecchio più assoluto, è sempre quel pastrocchio che c'è, quindi di nuovo per me Renzi non ha assolutamente niente. Ma il vero problema è che Renzi è sputato come un ossicino di pollo dal Partito Democratico. Sì. Cioè, questo. Quelli che non lo volete siete voi. Siete voi che avete il complesso che forse Renzi non è così duro con Berlusconi, non gli sputa in faccia tutti i giorni come qualcuno dei vostri fa. E quindi lo state sputando allora, voi. Riprendiamo, riprendo dallo ossicino di pollo, la solidarietà a Berlusconi, cosa vera che Renzi ha fatto, allora, che ha chiamato, che è stato solidale col presidente. E poi ha smentito. E poi siccome gli sono arrivate 25 telefonate... Di pressione, lei dice... Dal partito ha dovuto e smentire. E con questo ogni tanto assomiglia a qualcuno. Briatore, ecco, per votare Renzi potrei iscrivermi al PD. Va bene, pubblicità. Pubblicità. Adesso lo chiamo. Sì.
Allora, sì. Vediamo, ecco, l'ossicino finalmente siamo andati in onda. Allora, l'ossicino, dobbiamo rispondere all'ossicino Renzi. No, l'ossicino Renzi. Un osso duro, un osso duro. Io credo che Renzi non sia un ossicino. Mm. Sia cresciuto in questi... È uno stinco. Sia cresciuto e sia anche in grado di moderare il piede sulla frizione per evitare di andare a sbattere. È indiscusso che Renzi, questa è la mia idea, può rappresentare l'elemento che porta a Palazzo Chigi il centro-sinistra. Ci sarà una reazione di una parte dell'elettorato di sinistra che sceglierà di andare altrove, ecco. Sceglierà di andare altrove, già che Vendola già dice ma no, Renzi va bene, già si candida a prendere una parte di quell'elettorato. È indiscusso che Renzi è l'unico elemento di novità che abbiamo nello scenario politico. Lo dice uno che lo conosce da tempo, ma non è stato mai tenero nei suoi confronti. Anche lui con lei. No, è un... Diciamo che è una consonanza di amorosi sensi. Ma lei sta nel partito di Renzi o no? No. Renzi sta nel PD. Se PD, no, se Renzi resta nel PD è questo. È indiscusso che Renzi ha un'attrazione per una parte dell'elettorato di centrodestra e moderato di questo paese che lo imporrà a fare scelte e prese di posizione chiare per poter andare alle prossime elezioni. Ma gli piace da bestia lei sto Renzi o no? A me non mi piace, non mi piace nessuno. Io no, diciamo che in politica mi piace chi aiuta a vincere lo schieramento politico di cui faccio parte. Certo. E credo che Renzi sia in grado di fare questo. Sì, bisogna convincere tutto questo. Renzi si candida a colmare questo vuoto. Renzi si candida di fatto a colmare questo vuoto candidandosi con un centro-sinistra che non ripete lo stesso errore che è stato fatto con la caduta e il crollo del muro di Berlino. Sì. Questo è il quadro. Dopodiché tutto quello che su questo avviene in più o si modifica può portare a altre cose. Io trovo molte analogie con quello che si diceva quando c'era Monti, quando Monti ha deciso di scendere in campo. Cioè, qui stiamo attenti perché una cosa è quello le fantasie, i nostri. Sì. Un'altra cosa poi è la realtà. Io ricordo che scrivavamo che Berlusconi era morto e che Monti avrebbe trionfato, preso il 20-25, l'alleanza sotto PD Monti. Il 10, no, mi pare. All'8 ha preso. Comunque, no, si parlava anche di 25 addirittura, qualcuno 20. Cioè, stavamo parlando, ma tutti lo dicevano, non è che lo dicevano poche persone, tutti. Voglio dire, Vendola è già stato sconfitto dalla storia, cioè Vendola ha preso il 4. No, ma cioè, lo dici pensando a Renzi? Lo dici no, lo dico nel senso che stiamo facendo uno scenario che secondo me non tiene conto poi della realtà. Dice che Renzi a sinistra non vince. Questo, anche perché poi voglio dire, lo stesso Vendola che dice che prenderebbe la sinistra e voi, ma Vendola se non c'era l'alleanza col PD non entrava in Parlamento, cioè di che stiamo parlando? Faceva cioè, come Ingroia, come sì, Di appunto, Pietro, come Ingroia, come Di Pietro, cioè ci sono tutta una serie di personaggi, stiamo parlando, che sono già stati sconfitti dalla storia e dalla cronaca, cioè qui l'unico che ancora, bene o male, che continua poi invece a essere catalizzatore e a raccogliere voti è Berlusconi. Da questo sì, punto con di vista. Che è successo ieri, però è questo l'errore. Perché lui, secondo me, in questo modo, lui, secondo me, avrà ancora più voti, poi sarà lui come gestire questi voti. Che io ovviamente non so. C'è chi dice Marina, c'è chi dice che sei chi Pinco Pallini, non ho idea. Però, secondo me, stiamo facendo i conti con una realtà che non è quella reale. Perché la realtà reale è che Berlusconi ha ancora. Milioni di voti, tu dici ancora, ma nettamente saldamente in sella, nonostante diciamo che la sentenza comporta. Ma sì, ma lo dico sì, perché secondo me il personaggio, tra l'altro, è in grado di gestirli questi voti. Non è che uno che sparisce domani o stasera o tra tre giorni sparisce dall'Italia, lo chiudi dentro la testa e si ritira a vita privata. No, a meno che non decida di farlo lui, cosa che non mi risulta. Appunto, di conseguenza lui gestisce anche 10 milioni di voti, di cui dovranno tutti tener conto. È più forte oggi. Ed è più forte, l'hanno reso più forte. Ma sono quindi non c'è il complotto della magistratura. Certo è che stato c'è rafforzato. Il complotto. Certo, hanno sbagliato i conti un'altra volta, come ha sbagliato Bersani quando diceva spacchiamo il saguaro. È stato rafforzato. All'onorevole Santanchè, all'onorevole Santanchè una domanda più sul breve periodo, ecco. A me quella interessa, è una domanda seria, non sarcastica.
Cioè, lei ha idea, immagino, quali saranno le preferenze di Berlusconi sui domiciliari? Sì. Cioè, quale residenza? Cioè, Palazzo Grazioli, Arcore o un'altra delle tantissime residenze che lui ha in Posso Italia? Posso integrare la domanda, ma mi scusi? Sì. No, perché penso che non... è sulla scia. O lui arriverà a mettersi nelle condizioni, come ha detto anche in una recente intervista, dice arrestatemi se avete il coraggio. Io non può essere conoscendo, conoscendo il presidente Berlusconi, uomo coraggioso, uomo fiero della sua innocenza, che non subisce l'onta della condanna, perché... si subisce un'onta quando si sa di essere colpevoli. Socialmente è una persona che si sarebbe aspettato un altro trattamento per questi impegni, questo impegno che ci ha messo nei 20 anni, perché vedete che la storia della sua persecuzione inizia nel 92, quando la magistratura, gamba tesa, fa fuori 5 partiti democratici. Quindi prima della sua discesa. E arriva in lo sconosciuto Silvio Berlusconi e non consente al ai comunisti di governare questo paese, che sarebbe stato un vero disastro. E quindi da lì inizia la guerra di una parte della magistratura nei confronti di Berlusconi. Io mi auguro, siccome non ritengo che Berlusconi debba essere rieducato e quindi essere affidato ai servizi sociali, io ritengo che Berlusconi dovrebbe presentarsi davanti alle porte del carcere. Perché devono sapere, perché oggi anche nelle trasmissioni televisive, anche nei giornali, tolto alcune eccezioni, anche domani e dopodomani, si vuole tenere bassa questa cosa che Berlusconi è stato condannato alla galera per 4 anni. Non può andare in galera. Guardi, io credo che Berlusconi, è un uomo coraggioso, è uno statista. Sa quanti ultrasettantenni ci sono nelle carceri italiane oggi? Comunque questo è un falso. Lei lo sa che questo governo. No, perché io non voglio stare nell'ipocrisia. Smettetela di dire che gli ultrasettantenni non vanno in carcere. Oggi in Italia ci sono centinaia di ultrasettantenni in carcere. Nel caso di Berlusconi, ricordo che questo meraviglioso governo, così sensibile al problema dei detenuti e delle carceri, 20 giorni fa non ha votato che gli arresti domiciliari per gli ultra 75enni non fosse più discrezionalità del magistrato di sorveglianza, ma fosse legge dello Stato. Quindi non diciamo balle. Gli ultra settantenni sono in galera, ce ne sono alcune centinaia in questo momento, e questo governo non ha voluto votare una norma di civiltà che ha compiuto oltre 75 anni, ci sono forme e modalità diverse rispetto al carcere. Vi ricordo che in questo momento in galera ci sono 20.000, ci sono in questo momento 20.000 persone in galera in attesa di giudizio. Quindi lei immagina Berlusconi in cella? Non lo immagino ai domiciliari. Io immagino, auspico, nel tormento e nella vergogna, ripeto, di essere italiana, che Berlusconi non risolva l'ipocrisia di tanti in questo momento. Non risolva l'ipocrisia. Però dato che la situazione più realistica saranno i domiciliari, lei non ha idea se li farà a Roma o ad Arcole. Che lui deve andare ai servizi, all'affidamento ai servizi sociali o agli arresti domiciliari. Io mi auspico che il presidente Berlusconi ancora una volta non sia lui a risolvere i problemi della ingiustizia, che non sia lui a risolvere i problemi di chi sta ancora più in alto di Berlusconi. L'avete condannato? Pensate che è giusta che non sia una sentenza politica? Abbiate le palle di mettere Berlusconi in galera. Senta, ma Berlusconi pensa, secondo lei, si dimetterà invece da parlamentare, da senatore? No, io questo non lo so. Deve andare in galera e poi non si dimette da senatore. Sì, ma non credo neanche, cioè, voglio dire, adesso vediamo quale io di diritto non me ne intendo. C'è anche una legge, la Severino, no? Che chi ha oltre i 2 anni, voglio dire, decade. Adesso poi non so se ci deve essere un voto, non un voto. Sì, non lo so. Di battuta, ma il tema è se ci fosse un voto, se ci fosse un voto, certo. Voi chiedereste al Senato di respingere questa richiesta, e quindi mettendo la maggioranza in seria difficoltà, perché quello, certo, era il voto
adesso l'interdizione è stata spostata. L'interdizione è stata, no, esatto, perché l'interdizione è stata spostata di qualche mese, no? Ieri avevamo grande attenzione su quel punto, poi è stato superato dalla condanna. Berlusconi è veloce, quindi non si figura. Però se fosse arrivata la richiesta di interdizione già a ottobre, il Senato avrebbe dovuto votare se accettarla o no. E la maggioranza. È una presa d'atto, sì, non sarebbe, è che si ridiscute, sì. Però. No, ho capito, ma il punto politico è una maggioranza che vota su una questione del genere, uno in un modo, uno nell'altro, ecco, quello è uno scoglio. Lo vedremo, no? Se non moriamo tutti domani, se non ci ammazzano tutti domani, lo potremo vedere. Perché diceva PD Epifani ieri è stato molto chiaro, mi pare, no? Soprattutto anche con un atto di arroganza, perché ha detto, noi, com'è la frase giusta, non mi ricordo, che bisogna... Non accetteremo forzature. No, ma c'era una specifica frase che l'ho trovata, due parole molto arroganti, sia che noi dice, cioè non è mica lui, renderemo eseguibile, saranno i carabinieri, le forze dell'ordine, renderemo eseguibile la sentenza, ecco, la trovata di un'arroganza, ma quella di Epifani invece secondo me è un segno evidente di impotenza, perché doveva è la dimostrazione, doveva che far vedere al far suo vedere che, esatto, che sempre quelle cose di cui lei sta parlando molto adesso, però scusate, parlava al PD, parlava ai suoi elettori, siccome basta andare in quei guardi, questi giorni basta andare alle feste dell'unità e sapere la base del PD cosa pensa di questi signori, la pensa come lei. Adesso non possiamo stare insieme. Adesso senza faticarsi a dire che cosa pensa la base del PD oggi, che sarà diversa da quello che pensa domani mattina. Quindi di solito più che preoccuparsi di sapere quello che pensa la base, bisognerebbe con la base condividere dei percorsi. Ma insomma, il PD su questa... Al base non gli avete spiegato niente. Il PD. La base non sa chi sono i 101 che hanno votato contro Prodi. Io cerco, non ancora, perché... 200, io cerco ancora i 220 dei Marini, quindi figuriamoci, ecco, se bravo, prima che arrivo a trovare i 101 di Prodi, mi ci vuole 6-7 mesi. Quelli dichiarati di Marini sono 50, sì. Per cui 220 meno 50 restano 170. Vabbè, quando ho trovato i 170, ho risolto un problema. 101 non è uscito fuori uno e nessuno non ci incagliamo sui numeri, e non sanno perché avete fatto le intese, soprattutto arriviamo. No, e adesso non sanno perché posso stare con Berlusconi. Siccome io credo che l'elettorato del PD sia un elettorato che si preoccupa di capire perché non arriva alla fine del mese, perché i figli non lavorano, perché i padri vanno in cassa integrazione, perché le aziende falliscono, perché gli artigiani chiudono, perché i commercianti non aprono più, questa cosa, la base del PD... sono disposto a turarsi il naso... Tutto questo, la base del PD l'ha capito quando... è stato messo in piedi un governo che doveva provare a cambiare questa pagina. Poi, diciamoci la verità, in questi 100 giorni non la base del PD, ma una parte del gruppo dirigente del PD ha favorito che questo governo avesse una corsa ostacoli. Detto questo, tornando alla vicenda giudiziaria, credo che basta leggere le dichiarazioni quotidiane, perché si muore per due tipi di affetto, per carenza d'affetto e per eccesso d'affetto, per carenza di tifo o per eccesso di tifo, tutte e due le parti che hanno usato queste parole hanno contribuito a creare una corsa ostacoli di questo governo che ha pure retto fino a oggi, è andato avanti. Detto questo, Epifani ha detto ieri quello che ha detto per tutti quelli del PD che sono stati coinvolti. Io vi vorrei tenere presente che contrariamente a quello che abbiamo detto, su Penati noi con una sequenza e un timing impressionante lo abbiamo costretto a uscire dal PD, a uscire dal gruppo del PD, a dimettersi dal consiglio regionale, a chiedere la riduzione. Il Nasco aveva cambiato, prendeva più soldi, perché uscendo dal gruppo e facendo un altro gruppo aveva pure più soldi. Io dico quello che abbiamo fatto noi, esatto, che non quello che avete ha fatto Penati. Fatto niente. Bersani, mentre Penati, che dovremmo poi dimostrare se ha fatto quelle cose, perché aspettiamo però almeno, non possiamo essere per Berlusconi è tutto troppo, per gli altri è tutto troppo poco. No, quando il processo sarà fatto, tutti aspettiamo. Tutti si comportassero come i magistrati del Monte dei Paschi di Siena. Io sto solo dicendo. Veramente io sto giorni che leggo interi verbali di ieri sul Corriere della Sera. Ieri sul Corriere della Sera era riportato... Non è uscito nulla, ieri è uscito una.
l'inchiesta sono 9 mesi che va avanti, dal 2011 che comunque vabbè, insomma, il sindaco di Firenze era nostro, scusi, di Siena Firenze era nostro, no, sì. No, è ancora del PD, sì, sindaco di Firenze, perché mi avete talmente, ma posso detto è ancora del PD, infatti è un renziano, quindi non so più il se sindaco vostro, di Pisa nostro. Del PD è di Pisa di Monti del Monte di Siena del PD è, allora, il presidente Epifani, della provincia Epifani, di Siena, che Epifani ha applicato a Berlusconi quello che ha applicato a tutti i parlamentari o senatori del PD che sono in corsi in vicende di natura giudiziaria, addirittura anche per semplici richieste di rinvio a giudizio. Questo l'ha fatto. Vabbè, però gli impresentabili sono rimasti, Ferroni. Adesso io non mi fate polemizzare insieme con la Santa che è con Esposito, ma gli impresentabili, io faccio presente che noi non abbiamo candidato in Sicilia un senatore alla prima legislatura che era stato condannato a una multa di 3.000 euro e che era stato riabilitato con l'estinzione del reato, e voi avete fatto una grande campagna di stampa per 3.000 euro di multa e noi non l'abbiamo candidato. Adesso, detto questo, io sto solo spiegando che Epifani ha mantenuto la stessa linea che è stata fatta lì. Però non è scomparsa la questione morale, interessante, no? Della risposta era il governo doveva fare tutte queste cose, mi sembra che ne parla come ormai è morto e sepolto, parla come Renzi, io sono forse uno dei più strenui sostenitori di questo governo, però tutte quelle emergenze, la casa, l'economia, la crescita, eccetera. Doveva risolvere la consonanza, qui non c'è assolutamente, perché c'è una differenza fondamentale tra chi erge l'ostacolo e gli fa fare la corsa ostacoli e chi dice il governo nonostante tutto ha fatto la corsa ostacoli e è riuscito a fare quello che ha fatto. Io gli ostacoli non ho tirato, d'accordo, però ieri è stata rinviata la legge sul finanziamento dei partiti, chissà in commissione mai, è saltata, chissà come mai il DDL costituzionale è che saltato. Doveva essere approvato prima inviato. Dell'estate è stato rinviato, però lì anche sotto c'è stata, no? D'accordo, c'è stata la lista sulle commissioni che Schifani non le ha convocate. Questo era proprio ieri alla vigilia della sentenza, nelle ore immediatamente successive. Sei commissioni. Sì. Se non fossimo, ecco, diciamo una cosa, se non fossimo al 2 agosto, quindi alla vigilia del generale agosto, se fossimo al 3 ottobre, il governo forse cadrebbe domani mattina. Perché non è una questione di ferie dei giornalisti o dei parlamentari. Obiettivamente c'è anche fare una mobilitazione di piazza il 2 agosto è complicato pure per la Santanchè, sì, ma pure, no, ma voi avete che pure ha molte risorse. Avete in mente, ma di se fare fossimo il 3 ottobre adesso, il governo avrebbe un orizzonte. La domanda a cui noi dobbiamo rispondere non è come mandiamo a casa rapidamente questo governo, ma è rispondere se dopo che questo governo va in crisi, che cosa succede alla crisi del paese, che cosa succede alle nostre famiglie, a quelli che non lavorano, se c'è un'alternativa in campo o se noi riteniamo che la instabilità, la crisi e un voto all'arma bianca sia la soluzione ottimale per questo paese. Questa è la risposta che ci dobbiamo dare. A chi ha voluto questa situazione. No, adesso non diciamo che dobbiamo mandare i magistrati, adesso dobbiamo mandare la politica che deve dare risposta, perché i magistrati hanno una legge, la applicano. Ma si può ipotizzare un percorso se la situazione precipitasse del tipo... governo in carica per gli affari correnti, come si dice, il Parlamento legge fa subito elettorale. Una legge elettorale e forse anche diciamo la legge economica, no? La legge di stabilità, e poi si fa al voto. Ma in questo clima è possibile pensare a questo? Non so, come si fa? No. Se il governo entra in crisi, una soluzione va trovata. Sì, e quindi una di quelle possibili è che rimanga in governo per gli affari correnti, si faccia la legge di stabilità, perché non vedo come non si possa non fare, e si faccia la riforma della legge elettorale. Ci credo poco io sulla riforma della legge elettorale in un contesto di questo genere, in un contesto del genere. Quindi si torna a votare col porcellum. E ne arriva anche una sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe eliminare il premio, e quindi ci restituirebbe la proporzionale pura
con le liste bloccate, sì. Che fuori l'ipocrisia è quello che tutti i partiti si augurano, perché cambiamo a quel punto una ognuno per sé, esatto. Forza Italia legge i suoi, Grillo legge i suoi, Marco, il PD di Renzi, Diletta o di chi sarà. Ed è governabile poi il paese? Ma assolutamente no, assolutamente no. Vorrei continuare a ricordare il fatto che ci sono delle scadenze di tipo fiscale che voglio dire non governo, non governo, Letta, non governo, cioè, dire, sono lì, cioè, nel senso che immaginiamoci il contesto in cui non si raggiunge un accordo sulla riforma dell'IMU e quindi a ottobre dobbiamo andare a pagare voglio dire, quello che non è stato pagato, quello che è stato pagato a giugno, voglio dire, insomma, quindi è una situazione da questo punto di vista molto complicata. Scusi, io dico questo, allora io ribadisco il fatto che oltre la crisi economica oggi c'è una crisi per me più grave, che la crisi della democrazia, la mutilazione della democrazia. È stata tolta la rappresentanza politica al leader Silvio Berlusconi per sentenza politica. Detto questo, però, il governo, siccome io oggi mi vergogno di essere italiana, ma continuo ad essere italiana, il governo va avanti se c'è l'azione di governo. Cioè il governo ha preso l'impegno che entro il 31 agosto c'era la riforma, cioè la tassazione, la nuova riforma della tassazione della casa. Noi del Popolo della Libertà sull'IMU non indietreggiamo, cioè gli italiani l'IMU per la prima casa non la devono più pagare. Allora, siccome noi, perché il presidente Berlusconi ieri non ha citato una volta la parola governo, non l'ha citata, perché il presidente Berlusconi ieri è stato, com'è, uno statista, con quel senso di responsabilità e di amore per il proprio paese. Allora, non giriamoci intorno. I governi cadono se non fanno le cose. Aggiungo che questo governo, siccome la spinta propulsiva dei governi nei primi 100 giorni, che c'è veramente tutti gli elementi per poter fare le cose velocemente e in fretta, il mio giudizio sul governo è che l'abitudine di quella casa è di comprare tempo. Quindi se lei mi chiede è contenta di quello che ha fatto il governo sino ad oggi? No, certo. È insufficiente, perché la crisi economica è talmente profonda per i lavoratori, per gli imprenditori, per tutti, che quello che oggi ha fatto il governo sono due aspirinette, che sì, magari il mal di testa te lo fanno passare, però se è una malattia seria... Siamo ammalati di ben altro, come allora direbbe, voglio dire, non sento mettere sul tavolo il problema dell'Europa, non sento il problema vero, che c'è il coraggio di questo governo di andare a trattare e di dire alla signora Merkel, che ormai governa tutta l'Europa, che questa Europa che c'è non va bene, vogliamo più Europa. Ma con queste promesse che forza ha questo governo di andare a parlare con la Merkel? Chi c'è dietro? Perché non c'è l'azione di governo. Poi che oggi dobbiamo prendere atto di quella crisi che c'è nella democrazia, che oggi è drammatica la giornata. Vorrei, per chi ci guarda da casa, ricordarlo: 4 anni di galera Silvio Berlusconi per sentenza politica di quella parte della magistratura ideologica politicizzata che da 20 anni che gli fa la guerra. Questo deve essere ben presente nella testa degli italiani. E se mi consentite, quindi il problema è oltre il governo, è più in alto del governo. Sì, senta, ma io continuo su, insisto su questa domanda perché non mi sembra, come dire, proprio un dettaglio. Ma voi manterrete la linea della responsabilità? Ci sono aventini, ci sono manifestazioni, ci sono reazioni eversive, posso chiedere, come è stato detto lunedì, il minuscolo esercito di Silvio, che pure era sotto Palazzo Cazzioli, erano 20-30, ha annunciato dei sit-in sotto il Quirinale per chiedere la grazia al presidente Napolitano. Ecco, è impossibile. Il movimento, diciamo, della grazia è destinato ad ampliarsi oppure... Guarda, io non rappresento l'esercito di Silvio. Non sono l'esercito di Silvio. Quello che io dico è che mi auguro, auspico, ma ne sono certa,
che non staremo zitti, che questa responsabilità va benissimo, ma la responsabilità per me impone anche una reciprocità di responsabilità. Cioè lei non è che possiamo sempre solo noi essere responsabili. Perché era stata fissata. Siccome lei mi ha qua, mi vede, ecco, siccome credo di averle risposto, perfetto, mi auguro con sincerità, io le autostrade non sono le autostrade. Se oggi lei dovesse fare stata una reazione violentissima solo sul fatto che l'udienza si faceva il 30 luglio, sì. Avete chiesto 3 giorni di sospensione. Briatore vuole sapere se vota Renzi. Glielo chieda, così facciamo caso, questa scena. Siccome, scusa Flavio, siamo in diretta, siccome qua stanno dicendo tutti che tu hai detto che voti Renzi, si ho detto che Briatore, che ti iscrivi al PD per votare Renzi, io ho detto che è una balla assoluta. Mi smentisci o mi confermi che non ti iscrivi al PD e che non voti Renzi? Assolutamente non si iscrive al PD. Briatore smentisce. Tutti adesso da Omnibus, Briatore ha detto che si iscrive al PD. Non credo che sia una buona notizia, ne recupera qualcuno. Ha detto che le sembrava chiaro fosse una provocazione, non ha mai pensato un secondo di iscriversi al Partito Democratico. È così contento, giornalista dell'Espresso. Adesso sarà soprattutto contento Renzi. Grazie, siamo in diretta. Grazie. La prossima volta. Siccome le balle non le vi ho dato una dimostrazione che insomma. No, io volevo sapere di lei a che pensa quando dice non potremo stare zitti a manifestazione, a che cosa pensa? Ah, secondo lei, ma io sono già ma io non metto in dubbio pensa questo, il governo che va a casa con la spina staccata dal PD, i ministri dovrebbero dire per esempio si è parlato di sostegno esterno, ma io non so, parli tra io voglio sentire la Santanchè perché l'abbiamo, mi dica, voglio dire. Ieri è successo questa roba pazzesca, questa mutilazione della democrazia. Che mi ha frastornato legittimamente, noi siamo ancora oggi, abbiamo delle riunioni, decideremo insieme, decideremo col nostro presidente Berlusconi. Io auspico una cosa, che smettiamo il nostro silenzio, che possiamo denunciare con forza, che non ascoltiamo e ce ne facciamo un baffo delle parole di Epifani o di qualcun altro che ha detto controlleremo, vigileremo di quello che diranno, come si comporteranno, non lo so. Sono imbarazzati. Ecco, questa roba qua mi fa venire male perché credo di poter ancora, forse ho ancora una speranza che invece non è già più così, ma di essere un cittadino libero che posso esprimermi, che posso criticare la magistratura, che posso criticare le sentenze. Se lei fosse un ministro del PDL nel governo Letta, lei cosa farebbe stamattina? E oggi andrebbe con la valigetta di Papa Bergoglio in ufficio, accende e ricomincia le riunioni come se niente fosse. Guardi, non le so rispondere, intanto perché non sono un ministro. Intanto perché oggi credo che c'è il momento del silenzio, come è stato ieri sera, c'è il momento della riflessione, come noi per noi oggi, e poi ci deve essere il momento dell'azione. Ecco, ci deve l'azione essere. Ci deve essere, se voi mi dite che cosa e ancora quando, non vi so rispondere, ma io auspico che noi, siccome il patrimonio di Silvio Berlusconi sono quei 10, 12, anche 15 milioni di italiani, io l'unica cosa che non voglio fare è deludere l'elettorato di Silvio Berlusconi. Chi ha votato Berlusconi? Pieroni che voleva aggiungere, anche perché stiamo per chiudere. Io credo che al di là delle tante parole che ci siamo detti, c'è la necessità che il governo continui a operare per fare alcune delle cose che ci siamo detti che è indispensabile. E siccome non vedo un'alternativa in tempi rapidi, perché io Big Ben che ho detto, però è un Big Ben che ha necessità di tempi molto più rapidi di quello che noi pensiamo, ma ha necessità di tempi, come ha necessità il Paese comunque di essere governato. Quindi noi controlleremo quello che fa la PDL controllerà quello che facciamo noi, basta che ci ricordiamo tutti che poi non le basi dei tifosi, ma i milioni di italiani controlleranno quello che noi facciamo per e il non Paese. Vanno più a votare, e se alla fine si dovessero convincere che noi siamo tutti presi dal lutto e dalla sentenza. Non dal lutto, dalla mutilazione dalla della sentenza, dalla prostrazione, della difficoltà di essere alleati dopo il lutto della sentenza. Sì. E nel frattempo mandiamo il Paese al catafascio, c'è il rischio che la prossima volta ci mandano tutti a casa. Quello che non è riuscito a fare fino adesso, nei 100 giorni, riesce a farlo adesso. Perché magari nell'elaborazione
l'occasione del lutto è anche premesso, previsto che da una parte e dall'altra quelli che tirano sugli ostacoli sembra, si danno sembra, una calmata, a me sembra una cosa, a me sembra una cosa la vera ipocrisia, e che a questo paese, è un fregancano di su. Finiamo su questo sottofondo, che dobbiamo chiudere. Noi non siamo in lutto, perché voglio dire che non c'è. Ora vi incontrate, oggi c'è un incontro già fissato dei vertici del partito, di telefonate, gruppi congiunti Camera e Senato, siamo in attesa di capire a che orario. Io adesso vado al partito. Quindi si sospenderanno i lavori oggi? No, io questo non so niente. I lavori sono già in corso, poi credo che decreto svuota carceri. Grazie ai nostri ospiti con Omnibus, ci vediamo domani mattina.